Avviato dalla ASL di Teramo l'Open Day con il vaccino Johnson & Johnson negli hub di Teramo e Giulianova, riservato agli over 60 che sono la categoria che accusa maggior ritardo nella campagna vaccinale e non ha risposto come avrebbe dovuto. Sono circa 7.500 le persone della categoria 60-69 che ancora non si sono vaccinate e non hanno aderito alla campagna vaccinale, 1.800 della categoria 80-89 e 3.000 della categoria 70-79. Questo Open Day è rivolto principalmente a loro che peraltro con lo Johnson & Johnson non dovranno farsi inoculare la seconda dose. Abbiamo iniziato stamattina, tanti stanno raccogliendo l'appello, nella prima mezz'ora, un'ora sono già intervenute circa 100 persone, sono venute 100 persone a vaccinarsi. Mi auguro che prosegua questo trend perché noi confidiamo molto nell'iniziativa e soprattutto confidiamo molto nella coscienza appunto dei cittadini di volersi vaccinare, perché riteniamo che il vaccino sia l'arma per appunto combattere il ritorno di questo virus. Noi abbiamo cercato, è l'impegno che ha profuso l'ASL di Teramo nella vaccinazione, tant'è che abbiamo raggiunto quasi l'80% della popolazione over 80, over 60, però ecco, ci sono tanti che non si vogliono proprio vaccinare, a prescindere dagli appelli, a prescindere dal vaccino. Certo, questa situazione AstraZeneca ha un po' disorientato i cittadini sulla vaccinazione, però tanti hanno proprio l'idea di non vaccinarsi. Questo disorientamento lo si è visto anche ieri, che circa 370 persone non sono venute appunto a fare il richiamo del vaccino AstraZeneca. Oramai sono circa 13.000 le persone che vanno sotto i 60 anni, che devono fare il richiamo AstraZeneca, e solo ieri 370 non sono presentati. Io mi auguro che questo trend venga superato e che tanti decidano appunto di venirsi a vaccinare in base all'indicazione che è stata fornita dalle autorità nazionali sanitarie. Purtroppo, ecco, la libertà del cittadino nelle vaccinazioni ci sta, e quindi ognuno dopo è ovvio che si comporterà di conseguenza, perché evidentemente un disorientamento c'è stato.